Ciao a tutti e a tutti, bentornati in un video preferiti del mese. Come vedete postazione diversa, ogni volta cambio postazione ma sono dettagli perché ormai mi conoscete. E altra novità, mi sono tagliata i capelli. Sì, ebbene sì, chiunque se lo stesse chiedendo, è la dura verità perché li avevo un po' troppo rovinati, quindi ieri mattina, tac, e ho tagliato tutto. Questo è il risultato. Però devo dire che sono molto soddisfatta, quindi yes. E mi scuso già da adesso se questo video sarà un po' traballante. Io cercherò di muovermi il meno possibile, ma ho dovuto mettere il cavalletto sul letto, quindi cerchiamo di non muoverci. Tra l'altro, come avete letto dal titolo, voglio parlarvi di 13 Reasons Why, comunemente detto anche 13, che è una nuova serie TV che sta spopolando su Netflix. È una serie originale Netflix prodotta da Selena Gomez, quindi strafamosa anche per questo, però ne parleremo più avanti nella sezione serie TV. Adesso iniziamo con la prima domanda, canzoni del mese, e la prima che vi voglio dire è una canzone di una ragazza che quest'anno è ad Amici e si chiama Federica Carta. Quella che mi piace di più si chiama Ti avrei voluto dire. Altra canzone è di Cheat Codes, che credo sia un produttore, non ho idea. Comunque ho fatto questa canzone con Demi Lovato. Prima volta che l'ho sentita non mi è piaciuta, però riascoltandola, oh, ci sono andata in fissa, e si chiama No Promises. Insomma, carinissima. E questa è una canzone un po' particolare perché effettivamente non è di nessuno in particolare, ma è di un cartone, quindi questa è la cosa strana. I cartoni in questione sono le Mermaid Melody, che sicuramente tutti avranno visto se siete nati anno 98-99, sicuro. E questa canzone l'ho riscoperta sia riguardando le puntate sia su YouTube. Si chiama Assoluto Amore, cioè le parole che ha questa canzone, vi giuro, nessuna mai. La dovete sentire. Un amore può tenere caldo un vento freddo vincendo le difficoltà che nella vita incontrerà. Riaccende ogni cuore che da troppo tempo mai si era spento. O comunque in generale, oh, non ne ho trovata una che non mi piacesse. Poi passiamo, domanda, film e telefilm. Per quanto riguarda i film, sono andata a vedere in particolare due che me ne sono piaciuti un sacco, che tra virgolette sono anche abbastanza simili nello stile, ma nello stesso tempo diversissimi. Un film è della Marvel e sto parlando di Guardiani della Galassia volume secondo, perché c'è stato anche il primo film che personalmente mi è piaciuto di più rispetto a questo secondo, però è stato carino anche questo. E l'altro film invece è Power Rangers, che non so di quale casa sia, però fatto benissimo, bellissima la storia, come l'hanno formulata i personaggi, eccetera. Io sempre tornando a serie TV di quando ero più piccola, ogni pomeriggio ero incollata alla TV a vedere anche solo Power Rangers. Appena ho saputo che usciva il film, mi sono gasata da morire e non mi ha deluso, devo essere sincera, spero facciano un continuo, ma sicuramente lo faranno per come è finito il film, e ve li consiglio entrambi. Per quanto riguarda la serie TV, tan 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 tan, arriviamo allo scalino enorme di questa serie, cui vi ho parlato all'inizio video, cioè 13 Reasons Why. A parte, vabbè, le serie che seguo normalmente, che se volete scoprirle meglio, vi invito a vedere gli altri preferiti del mese che ho fatto nei mesi scorsi. Questo mese però volevo parlarvi bene di questa serie, perché è una serie molto particolare, vi spiego molto brevemente la trama, perché magari non tutti sanno di che serie sto parlando. Non ci saranno spoiler, non vi preoccupate, parlerò solo di quello che già si sa. Allora, questa serie parla di questa ragazza, Anna Baker, che si suicida fondamentalmente, questo è il succo. Però invece di lasciare magari un messaggio, una lettera scritta ai genitori, amici, parenti, eccetera, lascia 13 cassette, anzi, più, nello specifico 7 cassette, ok? Perché sennò qua cominciate subito a bombardarmi. Lascia delle cassette registrate con la sua voce dove esprime i suoi sentimenti e le sue ragioni, proprio, dato che questo è, di quello che ha fatto, quindi del gesto folle, impulsivo che ha fatto dell'uccidere.
uccidersi. La prima stagione sono 13 puntate, quindi ogni puntata si scopre meglio passo passo quello che succede, e andando avanti i motivi sono sempre più duri, più aspri da accettare e più soprattutto forti. Una serie TV abbastanza pesantina, non è la classica serie TV che vedete con Nonchalance, ha comunque degli argomenti ben precisi, non tutti riescono magari a capire bene di primo acchitto, perché ci devi un po' ragionare, è una serie TV in cui il cervello va usato. E all'inizio io anche infatti ho chiesto consigli a voi su Instagram perché non riuscivo a capire, però andando avanti vi posso assicurare, tranquilli, andrà sempre meglio, quindi scoprirete piano piano. Io ad esempio ho visto tutte e 13 le puntate, che comunque non sono puntate standard da 35-40 minuti, ma sono puntate da un'ora quasi ciascuna, quindi anche quello bello pesante, e ho visto tutte le 13 puntate in 2 giorni, quindi potete assolutamente immaginare il mio stato vegetativo davanti al PC com'era. Anche di questo sono sicura ci sarà una seconda stagione, per come hanno fatto finire la prima. E i personaggi anche mi sono piaciuti tutti, non solo si va sull'aspetto di chi viene bullizzato, ma anche del bullo stesso, cioè ti fa vedere diverse prospettive, e non dico che vai a giustificare il gesto, però magari capisci da cosa è scaturito. Insomma, per quanto riguarda l'aspetto proprio dei personaggi è curato nei minimi dettagli, infatti mi piace molto per questo. Però ripeto, non è una serie leggera, ecco questo sicuramente. Quindi se volete iniziarla, io vi ho detto un po' come la penso, molto brevemente, perché potrei stare qui a parlare di questa serie per ore ed ore ed ore. Infatti se volete un video magari dove vi dico anche meglio le mie opinioni e posso magari fare spoiler, scrivetemelo qua sotto con un commentino, anche solo mettendo un pollice in su, così capisco che volete comunque un video del genere. Mi piace trattare questi argomenti un po' più delicati, quindi se vi fa piacere, a me fa piacere. Poi, scarpe del mese sono queste qui, che ho comprato in un negozietto classico dei cinesi. Io di solito non compro tanto le scarpe dal cinese, ma queste sono fantastiche, sono fatte benissimo, e sono quelle che insomma si vedono anche adesso, che vanno tanto con questa super platform sotto, e poi sono fatte abbastanza classiche sopra. Sono comodissime, non me le sarei mai aspettato, l'ho pagata tipo 19 euro, e sono nere di velluto, questa parte è di un finto legno e la parte sotto è nera. Ripeto, non pensavo fossero comode e invece tutt'altro, cioè sono proprio comodissime e in più slanciano anche la figura, quindi ottime, se le trovate prendetele. Unghie del mese invece sono queste qui, adesso vi metterò magari una foto dove si vedono meglio, perché sono molto particolari, questa volta le ho fatte nere, detto, come vedete ho cambiato forma, e ci ho disegnato Marilyn Monroe su quest'unghia, e su quest'altra invece ci sono delle rose molto stilizzate, bellissime come sempre la mia Giulia, fenomeno per quanto riguarda le unghie. Poi passiamo ai prodotti beauty questo mese. Allora, ne ho un po' da farvi vedere. Primo di tutti, perché dovete conoscere questo prodotto, il fondotinta della mia vita, e sto parlando di questo qui. Questo è il NYX Total Control Vanilla. Io utilizzo il vanilla e lo mischio con qualche goccia dello 0 7, perché questo è lo 06 e contate che partono dallo 01, quindi notate quanto sono bianca io, immaginiamo lo 01 quanto può essere bianco gesso. Mi ci trovo da Dio, quando lo stendete non si sente sulla pelle, è fighissimo. Poi cosa bella, è modulabile, quindi se magari un giorno volete un effetto un po' più light e un giorno un po' più full coverage, lo potete usare benissimo. Si fissa da Dio, dura e è facile da utilizzare, cioè se lo trovate prendetelo, non costa neanche tanto, penso sui 12 euro. Altro prodotto sempre per quanto riguarda il viso che voglio consigliarvi è questo blush un po' zozzo, ma comunque sia sempre di NARS. Naturalmente è Orgasm, il famosissimo. È un blush base pescata con un sacco di riflessini sul dorato, e è il blush che io uso quotidianamente. Io non sono un amante dei blush, ma questo proprio ci andrei a fare il bagno, proprio 24 su 24, fighissimo, costa un pochino, secondo me li vale tutti. Altro prodotto per il viso, questo mese andiamo di viso, è questa terra qui. In realtà è un duo, cioè l'illuminante e la terra, ma io utilizzo solo la parte della terra, che è la 02 Medium Dark della Maybelline Master Sculpt. Vi faccio vedere all'interno com'è il prodotto, che è un misto tra prodotto caldo e prodotto freddo, quindi viene un contouring bello, si sfuma da Dio e dura soprattutto, quindi
anche quello super consigliato. Poi sono tutti prodotti, a parte Vabbè il blush, che è un po' high cost, però il resto sono low cost, quindi fighissimo. La cover del mese è sempre questa, ormai praticamente non uso altra cover se non questa dell'Apple. A breve arriverà anche il video delle cover, tra l'altro, quindi stay tuned. Per quanto riguarda la foto del mese, invece vi metto questa che abbiamo scattato a Milano quando siamo andate io e Daisy. Se non avete ancora visto il vlog, ve lo lascio linkato nella scheda info, perché è il vlog del mio compleanno dei 19 anni, yeah, yuppia, yeah. E quindi insomma questa era la foto della sera, appunto, quando siamo andate a cena. Mi piace, poi è un bel ricordo, quindi ci sta a metterla anche in questo video. Poi passiamo agli eventi del mese. Allora c'è stato, vabbè, il 16 che è stata Pasqua, il 17 Pasquetta, il 20 sono andata a farmi le unghiette, il 22 è stato il mio compleanno e il 23 invece siamo tornate da Milano a Roma, il 25 un altro giorno di festa e poi basta. Quindi questo mese ve la siete cavata con poco. Per quanto riguarda l'app del mese, volevo consigliarvi questo giochino che si chiama Fight List, che in realtà io ho visto da mia sorella e mi sono innamorata, perché praticamente, vabbè, funziona con la connessione, però a parte questo dovete confrontarvi con un altro avversario, quindi siete uno contro uno. Vi dà una categoria di cose, dovete scriverne il più possibile, tipo magari vi dice felini e voi scrivete tutti i felini che vi vengono in mente, ci sta un tempo e chi fa il punteggio più alto vince, e vi giuro vi apre un sacco la mente, è fighissimo. E nulla, detto questo il video è terminato, io spero tanto vi sia piaciuto, vi auguro tra l'altro un buon primo maggio, perché questo video dovrebbe andare online il primo maggio, spero abbiate fatto una bella bracciata, una bella magnata all'aperto. E detto questo, seguitemi sempre su tutti i social, mi raccomando, qui sotto trovate tutto. Un bacione e ci vediamo al prossimo video, ciao!